saluti di benvenuto in questo ultimo incontro di Tregnago d'agosto, che devo dire è andato benissimo, sia gli incontri organizzati dall'area, incontri culturali, di spettacoli di vario genere, e sia il primo incontro e anche stasera con l'autore, quindi è stata una formula che ha funzionato. E devo dire che è stata per me una soddisfazione un po' per tutti, perché venivamo da un'epoca un po', da un periodo, come dire, scialbo, secco, dove ci siamo rinchiusi nelle nostre case, e questo germogliare di iniziative sicuramente è un buon segno positivo. È stato un segno positivo che ha avuto un ottimo riscontro. Dal mio punto di vista, anche dal punto di vista qualitativo, abbiamo fatto iniziative assolutamente di peso, che sono state riconosciute dal pubblico, e quindi credo che questo germoglio fiorirà ancora di più con il proseguire, perché io credo che seminando bene poi i frutti si raccolgono, no? Come continuo a dire a Chiara, quello che ha seminato in questi anni in biblioteca sicuramente si raccoglie in serate come questo tipo e nelle tante iniziative che vengono fatte. Quindi, partendo da questo ottimismo e dalla buona riuscita di questa iniziativa, io credo che si possa continuare su questa strada con iniziative anche autunnali, invernali, insomma, le quali già da ora invito Chiara a darsi da fare. Io già ah no, non c'è pericolo, infatti l'ho detto ridendo, perché è un invito, insomma, farlocco, perché insomma, già da sola sappiamo che Chiara ha molto entusiasmo nel proprio lavoro, nella propria attività, e quindi le iniziative se ne fanno molte, anche sfruttando i nuovi strumenti che abbiamo imparato, volenti o nolenti, a usare in questo periodo. Io mi auguro di avere modo di avere appuntamenti più live, perché mi piace molto l'empatia che si crea anche con l'autore o comunque negli spettacoli dal vivo. Sì, viva la tecnologia, ma io sarò anche, forse datato, non lo so, però con l'empatia, col pathos, quella, insomma, la cosa che quella scintilla che nasce dal vivo, francamente, con gli strumenti informatici utilissimi, ma insomma, ecco, io vi lascerei un po', se riusciamo a fare un passo avanti. Uno vuol dire che abbiamo superato un'emergenza sanitaria importante, e questo sarebbe un bel auspicio, e poi insomma io credo che questa, quando ci vuole, c'è un trasporto migliore, non si crea proprio una, come dire, un afflato, si crea una bella simpatia, un aggancio con l'autore, con gli artisti, che dal vivo sicuramente rendono molto di più quello che possono esprimere con le loro capacità. Quindi grazie di essere qui anche stasera, grazie all'autrice, grazie a chi ancora ad Aria e a tutti quelli che ci hanno aiutato con non poca fatica, devo dire, perché ogni sera, sapete, bisogna montare, smontare, preparare. E quindi sappiamo che c'è tanto lavoro dietro a questi interventi. Quindi grazie e ai prossimi. Grazie. Mi finisco tenendo in mano. Se... Allora, io ringrazio tutti per essere qui. No, l'ho ucciso, il primo delitto della serata. Vabbè. È risorto? Forse, sì. Allora, stasera abbiamo invitato Paola Barbato a parlare del suo ultimo romanzo, ma in realtà a parlare anche degli altri romanzi, perché non si può parlare di questo senza parlare dei precedenti, ma non solo di questo. Io vorrei, se possiamo, trovare un piccolo spazio per parlare anche di un altro libro che mi è piaciuto e di cui vorrei parlare, che è Ritornante, che è questo libro che è uscito l'anno scorso, che avrei voluto portare ma è fuori in prestito in biblioteca, quindi sta vagando tra gli utenti, e quindi ecco, se no ve l'avrei mostrato, ma l'ho cercato negli scaffali oggi ed era già fuori, cioè è fuori da un po', a dire la verità, e che è un libro per ragazzi. Siccome qui ci sono alcuni insegnanti, alcune mamme con ragazzi di quell'età che possono leggerlo, mi pareva, insomma, l'occasione di dire due parole anche di questo libro.
che è un libro per ragazzi e diciamo adolescenti dai 10 anni in su, può essere come indicativamente età. Dagli 8 ai 12. Quindi, ecco, insomma, questa è l'età. E, ecco, però torniamo, questo è il libro di cui parliamo stasera, Vengo a prenderti. Vengo a prenderti, così potrebbe facilmente essere detto, non so, il terzo di una trilogia. In realtà non è così. C'è un neologismo che Paola ha inventato per raccontare, no, il modo in cui lei ha creato questi tre libri che sono tra loro legati, che è la polibiologia. Allora inizierei da questo. Lei ci spiega che cosa vuol dire polibiologia e così noi capiamo come sono questi tre romanzi che sono Io, Io so chi sei, Zo e Vengo a prenderti. Allora, tanto buonasera e grazie di essere venuti, perché insomma io ogni volta lo considero sempre un grande risultato farcela ogni volta fare un incontro de visu, visto insomma, vabbè, come ha sottolineato ampiamente il sindaco prima, è un grosso obiettivo raggiunto. Allora, polibiologia perché? Perché i libri, volendoli proprio accoppiare, possono essere accoppiati a due, cioè Io so chi sei con il suo seguito che Vengo a prenderti, oppure Zo con il suo seguito che è sempre Vengo a prenderti. In realtà i tre libri possono essere letti da soli, perché tutti hanno un inizio, raccontano una propria storia e si concludono. Alcuni si concludono in maniera aperta, diciamo così, quindi lasciando spazio a un'immaginazione di un poi, e uno invece che parte dal poi si conclude poi in maniera meno drastica, per quanto ancora aperta all'immaginazione del lettore, che è la cosa che più di tutte mi piace. Cioè, io preferisco concludere i libri senza mettere un punto. Io li finisco, ma voglio che poi ci si possa immaginare una serie di eventuali strade che i personaggi possono prendere o che la storia può prendere. Questo l'ho fatto, devo dire, in tutti i miei libri, quindi non è una cosa che è nata con questo esperimento. Quindi possono essere letti da soli, ciascuno per conto suo, senza che uno sappia che esistano gli altri, oppure possono essere letti insieme, tutti e tre, insieme a coppie o nell'ordine che si vuole. Per cui non c'è un primo, un secondo, un terzo. Si può cominciare dall'ultimo, poi recuperare gli altri due, incominciare dal secondo, poi leggere il primo, poi il terzo, oppure iniziare dal primo, poi il terzo, poi il secondo. E per ogni incastro che si sceglie per questi tre libri si ha un modo diverso di leggerli, perché il primo libro che leggi ti dà un punto di vista da cui poi tu non puoi più prescindere. Quindi ci sono quelli che nel primo libro si sono affezionati alla protagonista e quelli che nel primo libro hanno detestato la protagonista, e questo loro affetto, comprensione o odio ha influenzato la lettura poi degli altri e quindi hanno avuto una chiave diversa da chi per esempio è partito dal secondo e diversissima da chi è partito dal terzo. Diciamo che leggere il terzo per primo è come leggere poi degli antefatti, quindi tu leggi una storia nel quale viene accennato che sono successe delle cose e poi leggi dei libri incentrati su queste altre cose che nulla cambiano della storia del terzo, ma ti danno di nuovo una prospettiva, lo fai arrivare vivo a fine serata, quindi ed è stato un esperimento che mi sono divertita a fare, un bel azzardo che mi sono presa, perché di solito le trilogie sono appunto tre storie profondamente collegate con un ordine di lettura obbligatorio, non si può mai partire dal secondo perché dicono sennò dopo non capisci, e la sfida era un po' quella, cioè dare gli stessi strumenti a qualsiasi tipo di lettore, cioè il lettore casuale che non sa nulla del fatto che sono tre, e il lettore che decide di leggere l'ultimo per primo, il lettore che invece vuol partire dall'inizio, quello che vuol partire dal centro. Tra l'altro poi, avendo creato questo bacino di lettori così diversi, ognuno ha la sua scuola di pensiero, quindi sono quelli che suggeriscono assolutamente di leggere per primo il secondo, perché la lettura partendo dal secondo è la migliore, perché poi ti consente di vivere in maniera diversa agli altri. Ci sono quelli che sono tetragoni, che no, bisogna andare nell'ordine di uscita. E poi ci sono, devo dire, che pensavo sarebbero stati quattro gatti, invece sono tanti, che sono partiti dal terzo e quindi leggendo a ritroso hanno avuto un esperimento, mi scrivono dicendo guarda, io non so come hanno vissuto gli altri libri, gli altri, ma per me, e mi raccontano tutta un'altra storia. E quindi questo era lo scopo e almeno in parte l'ho raggiunto. L'ordine in cui sono usciti forse non è l'ordine in cui tu li hai cominciati a scrivere e anche in cui li hai pensati. Forse anche per questo si riesce a leggerli in questo modo, no? Prima poi uno o prima l'altro, perché non sono poi nati
e anche dentro di te in questo ordine. Cioè, e anche quindi... perché il terzo poi parte prima degli altri due e finisce dopo gli altri due, quindi in realtà copre un arco di tempo che li comprende, che li comprende, ma anche che li anticipa, quindi in realtà insomma, non è solo un seguito, c'è anche dell'altro. E, vorrei allora che raccontasse, perché non lo so, come li hai scritti, cioè come è venuto prima cosa, e perché una parte li hai scritti insieme, insomma, no? Una, diciamo che Zoe e Io so chi sei nascono in due modi diversi, ma parallelamente tra loro. Allora, intanto chiedo conferma che siamo in diretta. Ok, quindi allora sto attenta a quello che dico. Dunque, nel 2013 io ho divorziato dalla mia prima casa editrice, che era la Rizzoli, e nei due anni seguenti ho proposto a diverse case editrici delle tracce. Una di queste tracce era la traccia di Zoe. La traccia di Zoe è stata sempre, sono sempre state bocciate tutte le mie tracce, però tutte le mie tracce sono diventate tutte libri, per cui in realtà lo dico anche con serenità, perché poi comunque non ce n'è stata una che non sia stata, poi alla fine invece recuperata. Zoe era stato sempre bocciato perché tutti dicevano no, perché è un romanzo claustrofobico, e il romanzo claustrofobico non funziona. In Italia non funziona, poi a setting fisso, quindi tutto nello stesso ambiente, non funziona, poi una storia completamente volta al negativo, quindi una storia che non propone soluzioni, speranze, consolazioni, e quindi io mi sono, ovviamente, te lo dice uno, te lo dicono due, te lo dicono tre, a un certo punto te la metti via. Mettermela via non voleva dire che io non l'avrei scritto, voleva dire che non l'avrei pubblicato, però scriverlo l'ho scritto lo stesso. Quindi esistono queste piattaforme online, ne ho scelta una che si chiama Wattpad e ho cominciato a scrivere questo romanzo su questa piattaforma online. Ho scritto 2, 3, 4, 5 capitoli e nel mentre, io avevo già comunque una casa editrice, non l'avevo manco proposto, devo dire, alla mia casa editrice nuova, perché forte dell'esperienza passata, non ci ho neanche pensato. E loro mi chiedevano di raccontare un'altra storia, di proporre una nuova idea. Così ho recuperato un altro dei soggetti e ho proposto questa idea che a loro è piaciuto molto. E mentre ho iniziato a scrivere questo secondo romanzo, mi sono accorta che c'era un punto di contatto, cioè che le due storie che raccontavano Zoe, tutta una storia di un dentro, e Io so chi sei, tutta una storia di un fuori, potevano essere il dentro e il fuori della stessa cosa. Allora, senza dire nulla alla mia editor, ho cominciato a scrivere due libri in parallelo, in modo che i libri tra di loro non si contraddicessero, e quindi insomma in realtà ho scritto il doppio del volume delle pagine che avrei dovuto scrivere. Quando ero a metà di Io so chi sei, con assoluta nonchalance, ho detto alla mia editor, guarda che comunque se vuoi esiste il controcanto di questa storia che sto pubblicando su Wattpad, e lei ha fatto un salto così, ha detto come, dove, quando? È andata a leggerlo, ha detto no, ma guarda che questo lo pubblichiamo anche noi. A quel punto, per entrambi, io avevo già sviluppato l'idea che c'era a monte, cioè tutto ciò che avveniva dietro le quinte, che eventualmente avrebbe potuto rappresentare il seguito, e alla fine li ho portati a casa tutti. Allora, per chi non ha letto nessuno di questi tre libri, siccome l'altra volta mi hanno detto che parliamo, e chi non li ha letti si smarrisce, no? Gli dico solo due cose. Io so chi sei, racconta in due secondi la storia di una ragazza che ha perso il fidanzato, e evidentemente insomma, si dice suicidatosi nell'Arno, si è buttato perché non si trova il corpo, comunque loro pensano che sia morto, e a un certo punto questa ragazza trova un telefono e questo telefono sembra che sia del suo fidanzato, e dal telefono gli arrivano messaggi che gli dicono che cosa deve fare, lo dico in poco, e poi c'è tutta questa vicenda che si sviluppa. Zoe invece, come accennava prima Paola, è ambientato tutto dentro un capannone, nel capannone ci sono dei carri da circo, e dentro questi carri da circo vivono in cattività delle persone, che vivono come trattate come degli animali, ma non nel senso cattivo, nel senso... Sono state sequestrate, non è una scelta. Rapite, no, rapite da uno che le ha messe dentro, e le accudisce come se fossero degli animali, quindi le lava, gli dà da mangiare, le tiene pulite in qualche maniera, però loro sono ognuno nel suo, come dire, carrozzone, alcuni non sono da soli, alcuni sono in compagnia, ma insomma, vabbè, non è importante, è tutto lì dentro, inizia e finisce dentro questo benedetto capannone. E mi ricordo che quando abbiamo presentato questo libro in biblioteca,
a me ha abbastanza disturbato. A metà dell'incontro Paolo si ferma e mi fa: ti ha dato tanto fastidio questo libro? Perché è veramente abbastanza. Poi io naturalmente li ho letti in uscita, conosco l'autrice, leggo il libro, presento il libro, leggo il libro, presento il libro, quindi li ho letti tutti e li abbiamo presentati tutti. Quando poi è uscito questo, mi sono subito chiesta, leggendolo, mannaggia, se l'avessi letto prima di Zoo, mi avrebbe fatto meno impressione Zoo, perché dà una serie di chiavi di lettura dei libri precedenti. Questa è la genialata di questo terzo libro, che tu lo leggi da solo, però se lo leggi dopo gli altri, ti svela qualcosa degli altri, ti chiarisce delle cose, no? Come se ci fosse una chiave di lettura che viene dopo. E quindi, secondo me, leggerlo dopo può avere il senso di metterti un po', come dire, l'anima in pace su quello che sta accadendo in quelli prima, perché veramente sono un po' ansiogeni. Aspetta, diciamo però la cosa fondamentale, che questo libro racconta la voce narrante, certo, se vogliamo, è quella del cattivo degli altri due libri. Quindi, insomma, noi abbiamo una donna perseguitata, poi abbiamo delle persone sequestrate, l'artefice è la stessa persona. La leggiamo dal suo punto di vista, il punto è che il suo punto di vista, come sente, cioè nel primo libro Io so chi sei, la protagonista si considera una vittima, nel secondo libro la protagonista Anna si considera una vittima, nel terzo libro la figura malvagia si considera una vittima, quindi, ed è una cosa reale, perché davvero tante volte anche nella cronaca, molte volte i carnefici ritengono di essere vittime delle loro vittime e che sia colpa delle vittime se loro sono stati costretti a fare del male. Ed è un punto di vista che tra l'altro veramente si trova molto di frequente, soprattutto nei casi, insomma, di cronaca che diciamo che coinvolgono persone che avevano relazioni fra di loro, e molte volte effettivamente sono fermamente convinti sia la vittima che il carnefice, ammesso che la vittima sia viva, di essere nella posizione della ragione, quell'altro nella posizione del torto, e assolutamente alla pari. E questa cosa l'ho sempre trovata affascinante, perché noi la scopriamo quando ormai è successo il peggio, e mi chiedo sempre: ma se noi fossimo intervenuti prima, se qualcuno fosse intervenuto prima, forse la chiave di lettura sarebbe stata diversa, perché forse qualche volta effettivamente il ruolo della vittima non è così di creatura angelicata su cui si è gettato l'essere demoniaco. Ma come sappiamo, nelle relazioni ci sono degli equilibri, e qualche volta questi equilibri, forse indagati prima, potrebbero essere rimessi a posto. Ma non parlo solo di relazioni uomo-donna, parlo proprio di relazioni fra esseri umani, tra padre e figli, all'interno della stessa famiglia, all'interno dell'ambiente di lavoro. Sono quelli che un giorno entrano nell'ufficio e fanno una strage, e tu dici: brutto. Sì, però fino al giorno prima, come veniva trattata quella persona nell'ufficio? Cioè, tante volte bisogna davvero vedere l'enormità del contesto e poi andare a guardare il dettaglio. Uno dei temi che attraversa tutti e tre i libri, forse mi verrebbe da dire più evidentemente in Zoma, perché c'è la gabbia, ma la gabbia è solo forse una cosa più evidente, la prigionia, la cattività, la costrizione, no, delle persone che sono o costrette in un luogo, o costrette in un ruolo, o costrette per le vicende che le hanno, in cui sono calate in qualche maniera. Proprio il tema della cattività. La cattività, per in realtà, adesso guarda, faccio un bel paragone ardito, andrebbe benissimo al bussolo. Allora, di cattività in realtà parlano moltissimi libri. Faccio un esempio, il Cyrano de Bergerac. Allora, la cattività di Cyrano è di essere un uomo intelligentissimo, romanticissimo, acuto, brillante, divertente, in un brutto corpo. La cattività di Cristiano è di essere un uomo la cui fisicità viene sempre prima di qualsiasi altro aspetto di lui, cioè non importa agli occhi del mondo, non importa se lui è scemo come la malta o è coraggioso, non fa niente, perché tanto è bello. Ecco, il ruolo di Rossana, in realtà, che uno dice però lei invece non è in una cattività, invece no, perché lei è sempre colei che decide, che decreta, che discerne. Infatti alla fine, nel momento in cui Cyrano muore, lei si rende conto che per tutta la vita ha vissuto in un inganno che si è creata da sola perché era cretina, l'amore era cretina, quella è la gabbia che lei si va a creare da sola. Quindi in realtà la cattività non è un tema così poco frequentato, è un tema che si ritrova spesso.
è molto evidente nei miei libri, perché io considero cattività tutto ciò che fa deviare un percorso, per cui ci sono cattività negative, alcune che viviamo tutti, la malattia è una cattività, il lutto è una cattività, sono quelle che prima o dopo, insomma, bene o male ci toccano tutti quanti, ma la nascita di un figlio è una cattività, una vincita di denaro è una cattività, non dice ma come vinco dei soldi, sì, però non vivi più come vivi prima, improvvisamente ti si sbaglia, devi riassestare tutti i parametri. Io penso a come mio papà abbia risparmiato 5 centesimi fino all'ultimo giorno della sua vita, perché così abituato ad essere povero che quando non è stato più povero non era capace di rendersene conto, non che fosse, era una persona normale, aveva una vita normale, un conto in banca normale, ma è proprio vero che le cose che alterano la nostra percezione della nostra vita sono tantissime. Alcune nascono da noi, alcune intervengono esternamente. Quelle che intervengono esternamente ci costringono a reinventare o a ricostruire tutto quello che era il nostro equilibrio, quella che era la nostra quotidianità. Nel bene e nel male, quando dico che un figlio, il figlio cosa fa? Ti prende la piramide delle priorità e te la ribalta. Tu prima magari in cima avevi la cosa che dovevi, e poi improvvisamente in cima ci sono le esigenze, nella maggior parte dei casi, poi sono anche dei casi altri. Questo, quanti genitori patiscono la nascita dei figli perché dicono mi sottrae la vita, mi sottrae il tempo, mi sottrae la cura per me stesso, mi sottrae l'amore per me stesso, e anche quando ho il tempo per farlo io comunque penso al figlio, quindi mi ha estirpato il ruolo che io avevo per me stesso, e questo per me è un tema grandissimo, un tema che non si finirebbe mai di esplorare, sia nei libri che poi in qualsiasi tipo di narrazione, e in questo caso ho cercato di narrare più tipi di cattività possibile. Quando dicevi che uno è prigioniero di un ruolo, è una cosa molto vera. Quando noi vediamo all'interno di zoo queste persone chiuse nei carrozzoni, non sono uguali. All'interno del carrozzone ciascuno ha il proprio equilibrio o il proprio disequilibrio. Cioè c'è quello che si arrende, quello che non si arrenderà mai. C'è quello che in fondo si trova in quella situazione e c'è quello che invece cerca in tutte le maniere di uccidersi. Cioè... A fronte dello stesso evento abbiamo un grande ventaglio diverso di reazioni che secondo me sono un sacco interessanti. Per fare un paragone di qualcosa che conosco, ma insomma è una cosa che si può comprendere molto bene, è come fare una visita a un reparto oncologico. Nello stesso reparto tu parli con 10 persone e hai 10 atteggiamenti diversi nei confronti dello stesso tipo di guerra. Anche se recentemente sembra brutto dire che combattono, beh, in realtà è una guerra. E magari sono tutte persone che sulla carta non avrebbero dovuto avere quella reazione lì, ma ci si sarebbe aspettata un'altra reazione, un altro atteggiamento. Questo vale per ogni cosa della nostra vita. Sì, è come se davanti alla difficoltà ognuno come ampliasse in qualche maniera, non mettesse più in luce chi è dentro davvero, cioè davanti è come una prova davanti a quella, alla gabbia, no? Ognuno rispetto a come era prima reagisce in modo diverso. È una partita di tornasole quasi, no? La cattività. Sì. È anche una cosa del tutto imprevedibile, perché sulla carta tutti diciamo se a me succede questo io faccio così. Poi quando succede, cioè io che mi sono sempre reputata, credo di averlo anche raccontato la volta, come se mi sono sempre reputata una persona che non avrebbe subito angherie, no? Io mi sarei arrivata, ed è vero, in tanti frangenti della mia vita, anche quando, per dire, ho chiuso l'esperienza con Rizzoli, quindi mettendomi di colpo nella condizione di non avere un editore, così l'ho fatto per principio, non è stata proprio una roba, però è una decisione che ho preso. In altri momenti della mia vita, in altri frangenti, mi è capitato di subire qualcosa e di restare come il coniglio davanti ai fari, cioè immobile, subivo senza riuscire a reagire, e poi col senno di poi, che bravi tutti col senno di poi, però sul momento, e invece se me l'avessero detto il giorno prima, ma se ti dovesse capitare questo, dicevo, ma mai, ma figurati, ma io farei, ma piuttosto morirei, e invece poi no, invece poi non, e non lo sai finché non ti succede. E siccome non possiamo parlare della trama, naturalmente essendo dei gialli, andiamo per temi. Abbiamo accennato a questo tema della cattività che è presente molto nei libri, in tutti e tre, e vorrei adesso parlare un attimo del tema del potere, di come si esercita il potere sugli altri e dall'altra parte, come opposto della medaglia, è la fragilità delle persone che in qualche maniera si lasciano guidare o spingere a fare delle cose perché sono incapaci di opporsi con forza, no, alle decisioni degli altri.
questa ambivalenza, il potere da una parte e la fragilità dall'altra. Sì, ma io penso che tutto il genere umano possa essere diviso in due categorie, ci sono le locomotive e ci sono i vagoni. Le persone vagone sono le persone che le metti lì e stanno lì, e da sole non riescono veramente a spostarsi. Poi, per dire, le persone vagone abbinate a una persona locomotiva amplificano un fare, perché si è in due, però... Ed ecco, cioè, obiettivamente se tu metti due persone locomotive insieme, solo che non vanno nella stessa direzione, vanno nella stessa direzione magari vanno troppo veloci. Se però uno tira di qua, uno tira di là, anche lì è difficile spostarsi. Poi i rapporti di potere sono alla fine quella cosa qua, nel senso che c'è il grande potere e c'è il piccolo potere. Il grande potere è di un grande sequestratore che prende delle persone e le chiude dentro delle gabbie. È un grande potere ed è innegabile. Dopodiché, queste persone hanno dei piccoli poteri o derivano da piccoli poteri. Ci sono delle narrazioni su queste vittime del grande potere che manifestano la loro miseria nei loro piccoli poteri. Uno dei racconti, che poi per me è più agghiacciante, ma vabbè, quella è una cosa di sensibilità personale, è una cosa a cui io ho assistito. Ho assistito a questa cosa che era il 2001, per cui è passato un po' di tempo, e ero andata in visita a una persona in una RSA, e in un letto nella stanza di fianco a quello dove stava questa persona c'era una donna nuda, dentro, sapete quei letti dove mettono una specie di sacca, no? Loro sono dentro a piombo, hanno questa sacca più o meno impermeabile nel quale vengono lavati, e questa signora chiamava, mi diceva mamma bagnata, e io sono stata un'ora lì, e per un'ora questa signora ha chiamato e non è venuto nessuno. Ora, era una donna di una certa età, era nuda, era in una sacca, era sporca, e chiamava e non è venuto nessuno. Per me quella è stata una cosa, io non avevo modo di intervenire, io mi stavo occupando di una persona con una grandissima difficoltà, per cui insomma stavo facendo qualcosa. Ma questa cosa mi è rimasta aggrappata dentro per anni, finché non l'ho raccontata, perché trovo che qualche volta questo tipo di potere, che è un piccolo potere, perché poi alla fine uno sulla carta mi dice Madonna, ma che danno sarà mai? Era in un letto, era al sicuro, non faceva freddo. No, non è vero, perché quello è un piccolo danno di cui forse quella donna non si sarà davvero resa conto. Ma è una cosa è enorme da parte di chi lo esercita, perché è quasi peggiore il potere del non fare del potere del fare. È il potere dell'omertà, il potere del silenzio, il potere dell'indifferenza. E questi piccoli poteri ci sono in tutti e tre i libri. Quindi abbiamo spesso figure deboli, i vagoni, e figure di locomotive che speronano i vagoni, li spingono, li tirano, o che semplicemente stanno lì col motore acceso, non so se la locomotiva c'ha il motore, ci avrà il motore, ma non si muovono, che per me tra le violenze è forse la violenza peggiore. E un altro tema che si ritrova in tutti i libri è quello dei rapporti che nascono tra le persone, a volte di alleanza tra loro, di comunanza in qualche maniera all'interno della relazione che si crea nella storia, a volte invece i rapporti familiari che segnano pesantemente forse qualcuno dei protagonisti, perché anche nel secondo, quello che poi Donadio, non mi ricordo i nomi, io sono una folla di Domenico e Lucio, sì. E anche lì il figlio è un debole, come dire, davvero un vagone, e il padre però è un po' spostato, insomma. Però anche in questo caso i rapporti familiari, come spesso i padri e i figli, insomma, o le madri e le figlie, creano dei cortocircuiti all'interno della storia, in un caso e nell'altro. Sì, allora intanto parto da quest'ultimo punto, perché è un punto, ci sono moltissimi rapporti, in tutti i miei libri ci sono rapporti molto forti familiari. Nella preponderanza sono genitori figli, sia che la voce narrante sia genitore, sia che la voce narrante sia figlio, perché mi interessano tutti e due i punti di vista, anche perché li ho vissuti entrambi, perché sono figlia, ovviamente, come tutti, figli siamo tutti, e sono anche madre, quindi ho vissuto entrambi i punti di vista. Va detto che in certi casi sono rapporti assolutamente sani, addirittura sono rapporti salvifici. In un paio di casi ho raccontato di
quei rapporti inattesi, cioè quando tu pensi che il ruolo di tuo padre e di tua madre si sia esaurito con la tua infanzia, invece il genitore interviene molto più avanti. E poi ci sono i rapporti tossici che esistono, anche perché il genitore non te lo sceglie, il genitore non si sceglie il figlio, quindi l'abbinamento non necessariamente è felice. Questa cosa della mela non cade lontano dall'albero, è vero, però a volte dall'albero cade un fico, per cui ecco, non c'è davvero questa necessità di essere simili e di, lungo la vita, assomigliarsi o avere dei punti in comune. Inevitabilmente ognuno è uguale a se stesso e quindi può non essere simile al genitore. Il cortocircuito è quando si viene a creare il rapporto di bisogno, che è il rapporto dove uno dei due è quello forte e quell'altro è quello debole. E a quel punto si assomiglia a qualsiasi tipo di altro rapporto, per cui in realtà è un cortocircuito proprio perché a monte c'è un'aspettativa che viene disattesa. Per esempio il genitore che si dovrebbe prendere cura del figlio e non lo fa, o il figlio che dopo una certa età si dovrebbe prendere cura del genitore e non lo fa, per fare l'esempio più palese. L'altra cosa invece si riaggancia anche forse il film italiano che io amo di più, che non è un filmone, quindi non è La famiglia di Ettore Scola, ma è Questione di cuore, che credo sia della Comencini. È un film nel quale due persone lontanissime, quindi uno sceneggiatore cinematografico e un meccanico borgataro romano, si incontrano in ospedale perché hanno un infarto entrambi. E sono due persone, veramente due persone diversissime, e si crea fra di loro il legame. Chimero Stewart e Antonio Albanese. Si crea fra di loro questo legame, che a un certo punto la figlia adolescente di uno dei due gli dice: ma come fai? Ma perché dici che è tuo amico? Tu non c'hai amici, perché dovrebbe essere tuo amico? E dice: ci siamo conosciuti in ospedale, non ci siamo mica conosciuti al bar. Ed è una cosa molto vera, che le persone che si uniscono nel momento dell'emergenza, dell'urgenza, nel momento appunto l'abbiamo giusto detto prima, della cattività, creano un'unione molto più salda, che va un po' oltre quelli che sono i gusti, la cultura, le cose. È un'unione che va al di là. Ed è una cosa che si verifica sempre. Cioè le persone, quando dicono scatta la solidarietà umana, il terremoto scatta la solidarietà umana. Durante il terremoto non è che dice: ma tu sei religioso e io no, o tu sei di una parte politica e io no. Non gliene frega niente a nessuno, sta succedendo una cosa enorme e tutti si diventa compatti. E questo è un altro fenomeno che per me è un peccato che succeda soltanto in urgenza, perché appunto succede solo in urgenza, però effettivamente è interessante, ed è interessante in questi tre libri trovare una cosa del genere, proprio perché i rapporti umani alla fine, che siano in nuce, che siano nella loro parte più infinitesimale, nella parte più roboante, grande, sono gli stessi. E quindi non è detto che in un ambiente piccolo, chiuso, come poteva essere quello di Zoo, o in un ambiente estremamente amplificato, perché vengo a prenderti, fa parte anche di una grande narrazione collettiva. Queste persone sono state salvate, lo raccontano i giornali, i telegiornali, c'è l'opinione popolare, c'è tutto, cioè improvvisamente c'è un'amplificazione enorme, ma i rapporti rimangono quelli, perché una volta stabiliti nel piccolo rimangono le stesse anche nel grande. E queste sono cose che io amo osservare, amo cercare di capire, perché poi riguardano tutti, riguardano quindi anche me, e amo raccontare. Nei tre romanzi, ogni volta che tu racconti un evento, che può essere, non so, la vita all'interno dei canili, il rapporto con gli animali, che ce n'è molto nel primo, nel secondo la cura di questa persona che si prende cura delle persone nelle gabbie e che le deve accudire e quindi le deve addormentare, userà dei narcotici evidentemente, sì. E nel terzo, insomma, c'è questo lungo viaggio, quindi è molto descrittivo, descritto anche dal punto di vista proprio paesaggistico, no? Le strade. Come ti studi, nel senso, ti prepari per ogni aspetto, e quindi sarà un lavoro molto di raccolta di informazioni puntuali per tutte le cose che tu racconti, immagino. Sono le mie pietre d'inciampo. Perché mentre scrivo, per esempio, c'è un lungo percorso, un lungo viaggio all'interno di Vengo a prenderti, e nel momento in cui io ho dovuto capire da dove si partiva per andare dove, io stavo scrivendo, poi ho detto no, devo andare a vedere, sono andata su Google Maps e poi su Google Earth, e ho seguito passo passo le immagini dal satellite di questa strada in mezzo al nulla, ma veramente in mezzo al nulla, fra la Puglia, diciamo nell'ultima propaggine alta della Puglia, per trovare un sottopasso.
ho fatto una fatica tremenda e poi quando ho trovato il sottopasso ho ricalcolato a ritroso quanto tempo ci sarebbe voluto più o meno. Poi è una roba che magari nel romanzo non la scrivo, è quello il dramma. Però per coerenza io non voglio che poi un giorno mi arrivi un messaggio di uno di Bari che mi dice no, perché mio zio ha un casale in quella zona lì e non è vero che ci sono gli ulivi, ma ci sono. Per cui io volevo vedere com'era la campagna, perché lì c'è tantissima aperta campagna, tanta incolta, e vedere quali erano le colture quando c'erano, poi anche compatibilmente con la stagione. E sono degli sbattimenti infiniti che ti bloccano la scrittura, ma che per me sono la parte imprescindibile del lavoro, la parte noiosa, perché è una parte noiosa, perché tu vorresti andare avanti e non puoi, che però fa parte dell'onestà intellettuale dell'autore. Sull'onestà intellettuale, allora, per chi non lo sa, su Facebook esiste una pagina, si chiama Spoiler Place, che già insomma il nome, dove chi ha letto tutti i libri, perché c'è scritto spoiler, quindi bisogna... tutti scrivono dei libri nel dettaglio, quindi non si può, se uno non l'ha letto, meglio che non vada, oppure se no si perde ogni news. Io, forse un mese fa, non ricordo quanto tempo, una signora, non so, io non la conosco, diceva che studia quegli insetti, come si chiamano quelli che studiano gli insetti? Entomologo. E c'è scritto, no, in questo post, con tutto questo, nelle gabbie si sporcano, insomma, devono essere cambiati e così via, non ci sono gli insetti. E io ho trovato la risposta di Paola strepitosa, le ho detto, non ci ho pensato. Perché io, ecco, rispetto all'onestà intellettuale, non è che ha fatto voli pindarici, no, gli ha detto, no, non ci ho proprio pensato agli insetti, io ho trovato la tua risposta, francamente... Sì, però uno avrei anche potuto mettersi lì a fare... Nel senso che a volte in tutta questa descrizione minutissima di questi nelle gabbie, che ancora se ci penso mi infastidisce, però gli insetti mancavano, ci mancavano solo gli insetti, ho pensato dentro di me, se poi ci trovo pure gli insetti. Però in realtà sì, è puntualissima la descrizione di qualsiasi cosa, quello che può succedere. Fin dove arrivo, però come vedi appunto c'è sempre una cosa che a te non viene in mente. Il mio terrore quando scrivo un libro, io cerco di stare attenta a tutto quanto, è proprio questo, che tu fai partire una micra da Genova per andare a Pordenone, racconti tutte le cose e dopo un giorno ti scrive un camionista che dice guarda però che da Genova a Pordenone non ci metti 4 ore e mezza. Ce ne metti 6 e quindi in realtà hai sbagliato gli orari, per cui in realtà non potevano andare, quindi all'alba non erano là. Ecco, le mie paure sono queste, cioè che sono quelle cose a cui tu devi badare anche se non ti verrebbe da badarci, perché non ti interessa, in realtà non ti interessa. Io sto facendo in questo momento, sto scrivendo un libro nuovo e ho un gruppo di lettrici che sono, no, lettrici, vabbè, comunque, che leggono le pagine man mano. Ora, questa sera, prima di iniziare, una mi ha mandato un disegno della villa in cui stanno succedendo le cose, perché non le torna la posizione delle bocche di lupo. Ora, queste qua dicono, adesso la Paola mi dà fuoco. In realtà è vero che l'istinto, è vero che gli vorrei dare fuoco, il primo istinto. Ma il punto è che a me servono proprio quelle cose lì. Cioè, in realtà la scrittura e l'atto di scrivere è sempre una cosa molto aulica, è sempre una cosa molto viscerale, è sempre una cosa che è molto coinvolgente. Però all'atto pratico ci sono tutte quelle minuzie lì. E se uno mi dice, ma guarda che se uno entra da lì, parcheggia la macchina da lì, non può avere la bocca di lupo lì, allora o tu hai sbagliato a mettere la bocca di lupo o non hai spiegato bene dove si trovava la bocca di lupo, se no questa non ti faceva il disegnino dicendo guarda, qua non c'è, qua non c'è, qua non c'è, dov'è? Giustamente. Ecco, questa è la parte, per me è veramente la parte faticosa dello scrivere, perché di star dietro a queste cose non ne ha voglia nessuno, ma non ne ha voglia nessuno, perché uno ha voglia di raccontare una storia e punto. Invece no, perché ci può essere qualcuno che ti legge e che si sente preso sotto gamba, si sente quasi insultato per il fatto che tu a lui non ci hai pensato. Ci sono i maniaci, per esempio, come siamo attenti alla grammatica e abbiamo i grammarnazzi che ci guardano e dicono però tu la virgola l'hai messa qua, l'hai messa là, quindi devi sempre ragionare anche su questo.
Così ci sono i fanatici della logica, ci sono i fanatici del meteo, ci sono quelli che ti guardano e fanno le cose orarie. Sapessi per zoo quanta gente mi ha mandato lo schema del capannone dicendo: ma allora se qui c'era questo carrozzone, qui c'era questo, quell'altro dov'era? E tu tutte le volte devi essere nella condizione di prendere un foglio di carta, fargli un disegno e dire: era qui. E lui ti dice: ah beh, boh. E non sbagliarti. Vorrei parlare un attimo di personaggi adesso. Allora, i personaggi sono tantissimi, cioè proprio bisogna tenerli in mente tra un libro e l'altro, però ce ne sono alcuni, diciamo così, più presenti. Da una parte, che si trova, diciamo, non si vede nel secondo, ma se non nell'ultima scena, ma più presente nel primo e poi moltissimo, insomma, nell'ultimo, che è il Caparzo. Caparzo è un... A un certo punto in questo spoiler place c'era una specie di Toto che è l'attore a cui fareste impersonificare Caparzo. Non vi dico chi era uscito. Però mi sembra un po' di immaginarmelo come quello che fa The Rock nei Fantastici 4, insomma, no? Quello un po' pelato, molto muscoloso, ecco, un omone così. E, che mi sembra anche lui una persona... nonostante la sua fisicità così prorompente, una persona fragile. Non so, io me lo vedo sempre che ha una fisicità che non c'entra niente, non coincide, ecco, con quello che lui è. Come è te molto lo sei? Poco. Ecco, è molto, ecco, poco. Fragile era carino, insomma, poco. come te lo sei inventato questo personaggio? Perché è veramente forse il più strano, strano nel senso... sì, strano, del libro. Non saprei come dirlo altro. Allora, ci avrei tantissimo da dire, per cui cercherò di non dir tutto. Allora, la realtà è che rappresenta molte cose Caparzo. Intanto deriva da un poliziotto che a Los Angeles mi fece fermare la macchina perché non avevo messo la freccia con l'altoparlante, le luci, le cose, e poi mi ha messa al muro perché non avevo messo la freccia. Lui credeva che fossi, che stessi tramando nell'ombra chissà che cosa, era una povera turista italiana, paurissima, no? Mettete le mani fuori dalla macchina, uscite con le mani in alto, queste cose. Quindi quello è stato, diciamo, la matrice, cioè ho detto, certo che se a uno che non è tanto tanto in equilibrio con se stesso metti in mano una pistola, un distintivo... Ecco, perché sono cose che cavolo, recentemente i fatti americani ci stanno dando dei brutti esempi, però in generale diciamo che dare uno strumento di grande potere a una persona che non è direttamente a bolla, se capita è pericoloso. La seconda cosa è che noi siamo abituati a, qui faccio sempre il numero del detective, siamo abituati a quelle tipologie di detective che sono tutte un po' simili, uguali, per cui... il detective privato che una volta era un poliziotto ma c'è stato un caso traumatico, quindi lui ha lasciato la polizia, è diventato alcolizzato, ma ancora un amico in polizia che gli vuole molto bene, aveva una donna che amava ma l'ha lasciata, e allora per cercare di riconquistare la stima di lei, la stima per se stesso, vuole risolvere il caso. Questo più o meno è il detective, e ce lo troviamo questo qua ciccia fuori da tutte le parti, ed è sempre uguale, è sempre così, e tanti poliziotti, ma anche poliziotti nostrani, si assomigliano, i poliziotti mangioni, ci sono, cioè, insomma ci sono delle cose che corrono e ricorrono. È difficile, e se tu racconti un poliziotto corrotto, allora è cattivissimo, allora è le iene, allora è proprio quella cosa. Invece io credo che ci sia un male molto più bolso, molto più terra terra, semplicemente mai dato in mano questa pistola e io ce l'ho, io e tu no. È una roba proprio molto più basilare. E ecco, mettendo insieme tutti questi elementi è nato quest'uomo ignorante, di estrazione bassissima, con una cultura che non esiste, non ha nessuna forma di cultura, è arrivato alla fine del percorso di scuola, ma per miracolo è entrato in polizia, figlio di famiglia di delinquenti, quindi con questa matrice violenta molto forte, e a un certo punto, suo malgrado, dopo una vita piena di accidentali avanzamenti o retrocessioni, di punto in bianco, bam, per sbaglio, risolve un caso, di colpo agli occhi del mondo è un eroe. Ed è una cosa che succede, nel senso che improvvisamente dall'oggi al domani uno, dico io l'altro giorno ho visto un video, scusate io salto i palli in frasca, fatevi una ragione, ho visto questo video di quando
recentemente scomparso interprete di Black Panther, che si chiamava Chadwick Boseman, lo dico veloce perché non so pronunciarlo, bravissimo attore, eccetera, ha ricevuto un MTV Award e l'ha voluto dare ad un uomo che per l'America è un eroe. Chi è questo eroe? Era uno che stava mangiando in un fast food, in un ristorante, è entrato uno con una semiautomatica, lui è scappato, ma è scappato in una zona cieca e non poteva uscire, allora è tornato indietro perché povero aveva paurissima, ha visto che questo metteva giù il fucile per ricaricarlo, gli è zompato addosso, insomma lo ha disarmato e ha salvato un certo numero di persone. E questo qua continua a dire, dice, ma io non volevo salvare nessuno, io volevo salvarmi io, cioè, quando l'ho visto che lo metteva giù un attimo ho detto ora o mai più, ma perché avevo paura, non vedevo neanche se c'era qualcun altro, quanti erano i feriti, io volevo soltanto scappare a casa mia io. Ma non c'è niente da fare, quando il Tribunale Popolare stabilisce che sei un eroe, sei un eroe. E questa cosa succede anche a Caparzo, cioè Caparzo non lo è, non ci assomiglia neanche, ma viene decretato che è l'eroe nazionale e vive questo stato di adorazione da parte della gente, con le signore che per strada lo prendono per mano, si commuovono e piangono, e lui è un animale, è una brutta persona e lo sa. E si sente quasi insultato da questa adorazione, perché non è un'adorazione che deriva da qualcosa che voleva. Lui è stata la sua pietra d'inciampo, lui stava facendo un'altra cosa e di colpo ha salvato questo gruppo di persone, suo malgrado. E per me queste cose effettivamente possono capitare. Insomma, il famoso, è successo un paio d'anni fa, che c'era questo tizio che aveva ammazzato, prima un tabaccaio, poi Igor il Russo, forse, no, quell'altro, vabbè, un altro, che a un certo punto è un posto di blocco, questo carabiniere, pur neanche brillantissimo, l'ha fermato, questo ha tirato fuori la pistola, il carabiniere gli ha tirato fuori la sua, e dico, eroe, era lì a vedere l'alcol test, cioè non è... In realtà l'eroismo è una cosa veramente percepita da fuori, non è quasi mai vissuta da dentro. E questo era uno degli elementi che volevo a tutti i costi mettere in Francesco Caparzo. Non so se ho capito qualcosa, ma... Sì. E un altro personaggio che c'è e non c'è, ma c'è sempre in modo strano, è Saverio. Che a me piace tanto perché, Porin, Saverio, mi fa tenerezza, io bisognerebbe fargli una carezza. Perché nel primo sembra morto, cioè, e quindi non c'è mai, però tutti ne parlano e lui non esiste nel primo. Nel secondo, possiamo dirlo, sì, è nella gabbia. E quindi si capisce, leggendo il secondo, che non era morto nel primo. Perché naturalmente uno finché legge solo il primo si vede non lo anche sa. Nel primo, diciamo, sì, arrivano dei filmati dove si capisce comunque. Sì, però non si capisce mai se sono filmati veri, no? Uno viene il dubbio, no? Gli ha sempre un po' questo, non si è mai sicuri. E poi nel terzo... Non parla mai. Cioè, lui, adesso la domanda duplice è, uno, poverino, perché questo non deve mai parlare, secondo, proprio perché non parla mai nel terzo, perché lui non dice mai una parola. Perché davvero lui, l'unico libro in cui lui agisce, nel senso si muove... che sia in un luogo, insomma, viaggia, è legato, per tornare alla creatività, e non parla, è muto. Sì, è molto simbolico il personaggio di Saverio, perché in realtà, la realtà è che Saverio è il mio protagonista di tutti e tre i libri, cioè Saverio è la mia posizione. Io so tutto, però il punto è che non necessariamente di un personaggio bisogna raccontare, lui è un personaggio che viene raccontato. Lo raccontano gli altri, prima gli amici, le cose, le memorie, la fidanzata, le lacrime, il sangue, tutto quanto. Nel secondo viene completamente distorto perché viene recepito, viene ascoltato, viene vissuto da parte della protagonista del secondo, ma non lo vediamo molte volte quando lui fa delle cose. Noi non lo vediamo perché non lo vede lei, non lo vediamo manco noi. Non sappiamo cosa sta facendo, non vediamo le sue espressioni, abbiamo veramente degli sprazzi in cui sì, sappiamo, ma non sappiamo quanto quello che lui sta mostrando sia vero, quanto sia recitato, quanto sia una difesa, quanto sia frutto di altro. E nel terzo c'è questa sua scelta, perché è una scelta sua di non parlare, che è forse l'unica vera azione che compie, perché è l'unica scelta che è in grado di commettere nell'arco dei tre libri, perché negli altri casi non gli lasciano scegliere niente. E lui è l'emblema di come tutti noi, se veniamo raccontati da nostra mamma, da una collega dell'ufficio, dal nostro medico curante, veniamo raccontati come tre persone diverse.
cioè nessuno ha un unico racconto dicendo è così, perché non è vero, perché tu sei il frutto della relazione della persona che ti racconta. Quindi ovviamente se mi raccontasse mia mamma direbbe delle cose, se mi raccontasse mia figlia direbbe delle altre cose, ma anche persone che non mi vogliono bene, nel senso che sono dei colleghi che direbbero delle altre cose su di me, e non necessariamente qualcuno starebbe mentendo. Nessuno mentirebbe. Il punto è che nessuno direbbe neanche la verità, perché non c'è assoluto in questo. E questa era una cosa che mi piaceva, in mezzo a tutte le altre mille che ho messo dentro, mi piaceva l'idea che ci potesse essere un personaggio esclusivamente narrato e non narrante. Cioè la sua narrazione inizia alla fine del libro, quando inizia un altro libro che non scriverò. Non scriverò? No, come no? Non devi dirlo. Allora, riguardo al libro che stai scrivendo, se ci vuoi anticipare qualcosa, se no io vorrei chiedere di parlare due cose del ritornante. Sì, no, ma anche perché sono... Non posso, se fossimo solo fra noi dire qualcosa. Diciamo che è un libro molto, molto, molto diverso dagli altri. Io ho paurissima, perché ogni cambiamento fa paura, e quindi sto facendo il cosiddetto downgrade, cioè sto facendo un passo indietro. Quindi non è un libro dove ci sono gli squartamenti, non è un libro dove sono i seguimenti in macchina, non è un libro di grandi azioni, è un libro di grande tensione, ma è una tensione che provano due personaggi, che sono praticamente gli unici due in scena, altri passano per due pagine, ma veramente passano. Abbiamo due persone che stanno vivendo una situazione e noi viviamo quello che vivono loro senza sapere quanto di quello che vivono loro sia reale, quanto sia frutto dell'ansia che stanno provando, quanto sia paranoia, e c'è questo sottile, molto labile confine fra una cosa e l'altra. Però in realtà è davvero un libro in cui ci sono sempre due ipotesi, e sono tutte e due buone. Per qualsiasi cosa ci sono tutte e due, sono tutte e due buone. Invece il ritornante, volevo dire due cose di questo, perché secondo me dei temi importanti, belli, raccontati in un modo aggraziato, bello anche per i ragazzi, che uno è il bullismo. La storia è pressappoco questa, ci sono quattro ragazzi che sono un po'... È un horror per bambini. Un horror per bambini, sì. Il ritornante racconta la storia di questi quattro ragazzini che sono i bullizzati della scuola, uno perché è brutto, uno perché una è grassottella, quell'altro è proprio il secchione, così, insomma. E poi c'è il bellissimo, bravissimo, bravissimo non nel senso bellissimo, che li bullizza. E loro devono da una parte salvarsi da questo... E poi però c'è questo luogo, queste grotte, molto, come dire, fanno paura, e quindi la paura che deve essere superata... Loro devono superare una paura che hanno dentro di loro, più il bullismo, che è quella cosa che hanno fuori di loro, e trovare in qualche modo l'energia per crescere, mi verrebbe da dire come parola, però superare queste due. Allora, le domande che volevo farti su questo libro erano queste. Perché ti sono cari questi temi che ritornano un po', no, nei libri, che è sempre la prepotenza di qualcuno, quindi il potere di cui parlavamo prima, la fragilità di altri, e com'è, perché so che tu hai incontrato le scuole, no? Parlando di questo libro, com'è invece per te che scrivi libri, insomma, per adulti, com'è la differenza, no? Come ti sei trovata a scrivere per ragazzi e a incontrare i ragazzi? Allora, i temi, non, in realtà il tema che mi piaceva esplorare, proprio perché è un tema che secondo me, quella lì è l'età in cui bisogna cominciare ad affrontarlo, è un pochino la consapevolezza di sé. Quando andavo nelle scuole chiedevo ai bambini, ditemi tre aggettivi di come siete, tre cose che siete. A parte che il primo le diceva tre, il secondo diceva gli stessi tre del primo, il terzo diceva gli stessi del secondo. Però facendoli ragionare, dicevo, quali sono tre cose di te, quali sono tre cose che sono l'esatto contrario di quello che sei e che ti renderebbero l'opposto di quello che sei. Ecco, questa cosa qua, spesso, il non riuscire a dare nome alle cose, il non riuscire a definire le cose, proprio a cavallo di quell'età che va dall'infanzia alla preadolescenza, tutto ciò che tu non sai di te è contro di te, tutto ciò che sai di te è uno scudo.
Per esempio, cercavo di spiegare ai bambini, per esempio, se uno è basso e ha paura che gli altri lo prendano in giro perché è basso, deve scherzare per primo sul fatto che è basso, così gli altri vengono disarmati. Se uno, non lo so, è permaloso, deve essere il primo a dire: guarda, non dire questa cosa perché sennò mi offendo, poi se mi offendo non parlo per una settimana, poi se non parlo per una settimana non mangio, poi se non mangio dimagrisco, e quindi, ecco, cioè, imparate a fare di ciò che vi fa paura che gli altri possano scoprire, di ciò che cercate di proteggere, fatene uno scudo, tiratelo fuori, perché è lì che vengono a colpirvi. Più cercate di nascondere una cosa di voi che non vi piace, o che non sapete gestire, o a cui non sapete dare il nome, più è quella cosa lì che andranno a cercare gli altri. Come disarmarli. Esatto, quindi dico, la vostra più grande difesa sono i vostri difetti. Ed è non è che me lo invento perché c'è una grande filosofia, ma perché io sono stata bullizzata da ragazzina e facevo esattamente questo, cioè prestavo il fianco, cercavo di mostrarmi diversa da come ero quando invece ero quello che ero, non avevo strumenti perché non riuscivo nemmeno io a capire di me cosa c'era che non andasse o che non piacesse agli altri. Ecco, è stato un grande tentativo di promuovere la consapevolezza. Cioè questi tre ragazzini, nel momento in cui smettono di avere paura che gli altri li prendano in giro per le cose che hanno, che non vanno secondo gli altri, o che semplicemente sono delle cose con cui devono imparare a convivere, è lì che fanno proprio crollare una specie di piccolo castello di paure, che poi non significa che la tua vita cambi, perché la loro vita non cambia alla fine del libro, nonostante appunto anche loro abbiano degli atti di eroismo che nessuno vede, quindi nessuno può testimoniare, però stanno meglio nelle loro vite perché hanno capito qualcosa di loro stessi, che per me è a quell'età lì è una cosa su cui si può cominciare a lavorare. Perché poi ognuno ha le proprie fragilità, e a quell'età lì è già molto difficile dare i nomi alle cose. Cominciare a cercare di dare un nome alle cose è un primo passo. E devo dire che dai, continuando a fare questo gioco, soprattutto il gioco dei pregi, dei difetti, delle cose, i bambini hanno cominciato a partecipare, a recepire, a capire. Per esempio, dico, ma io sono timida. Il contrario di essere timido cos'è? Il contrario di un timido è un arrogante, è uno che si butta avanti. Allora, vedendo che il contrario del loro difetto era un difetto più brutto, ecco, ovviamente è difficile fare queste cose con i bambini, si inizia con le medie, però secondo me invece sarebbe un lavoro che si può fare, e che forse alla fine un'operazione preventiva su molti meccanismi che scattano in automatico. Cioè, io sono più grosso, è più facile. Sì, si può trovare un'altra strada. C'è un seguito di questo ritornante? No. Ci sarà? No. Ogni volta ho scritto un secondo libro. Per ragazzi? Sì, sempre per ragazzi, che esce adesso a ottobre. Di cui non posso dire il titolo perché non è stato reso pubblico, che però affronta lo stesso tema da un altro punto di vista, cioè ciò che noi siamo convinti di essere. Quindi ha per protagonista una ragazzina che è convinta di essere una serie di cose. È convinta di essere invisibile, di non essere simpatica, di essere che i compagni siano indifferenti a lei. Sono tutte robe che si racconta da sola, e anche questa è una cosa che succede. Grazie. La base che lo tieni. Va. Ma che momento di acrobazia. Ok. Ed è anche questa una cosa che a quell'età lì succede. Cioè il convincersi di avere dei difetti o di avere delle caratteristiche, di essere visti in un certo modo, e a un certo punto quella diventa la verità, diventa la realtà quando magari non lo è. E quindi poi ci si comporta di conseguenza, e anche quello è, secondo me, un meccanismo che andrebbe sbloccato. L'ultima domanda che io ti faccio riguarda un progetto futuro che ti vede coinvolta con il Bussola. Perché c'è in cantiere, mettiamola così, un libro che te, lui e un illustratore, che non sarà in questo caso Matteo, ma che collabora con te. È un libro a fumetti, in realtà, è un romanzo a fumetti.
E com'è lavorare in casa? Orrendo, orrendo. No, e allora... No, per i pochissimi che non lo sanno, il bussola è il marito. Sì. Che, no, perché magari c'è No, qualche che cade dal pero, no? allora sono anni che ci dicono perché non fate una cosa assieme. E in realtà c'era un perché se non facevamo una cosa assieme, perché abbiamo dato due modi Abbiamo diversi litigato e di essere, di cose scrivere, di fare. E volevamo un po', ecco, volevamo rimanere vivi entrambi. Però, siccome veniamo tutti e due dal fumetto, ma già nel fumetto abbiamo le due formazioni opposte, quindi io sono la sceneggiatrice e lui il disegnatore, però gioco forza, lui non avrebbe potuto disegnare da solo un intero progetto perché banalmente non ne ha il tempo, cioè la scrittura e gli altri tipi di narrazione che comunque sta portando avanti non gli lasciano margine. Però questa era una storia che è nata diversi anni fa, ne abbiamo parlato tanto. E non so, era una storia che non trovava sbocco. E poi a un certo punto, improvvisamente, si è incastrato tutto. L'anno scorso abbiamo avuto un'offerta, si è fatta avanti la Star Comics, questa casa editrice di fumetti, ha detto: noi saremmo interessati a un progetto di voi due. E noi avevamo questo, abbiamo dato anche delle altre tracce, però questo qui era quello su cui avremmo puntato e per ora siamo vivi ancora tutti e due. Abbiamo un disegnatore molto bravo che collabora. Allora, io e Matteo facciamo un lavoro, io faccio l'impianto della sceneggiatura, poi lavoriamo invece sulla parte un po' più cicciosa quindi i dialoghi, le relazioni tra i personaggi. E invece lui ed Emilio lavorano sugli storyboard, quindi sulla struttura delle tavole, sul riportare su carta, per cui quella è la loro parte. E dopodiché invece Emilio fa tutto il resto, quindi declina il colore, è anche un bravissimo colorista. E vediamo, e in realtà è proprio una cosa, sono anni che noi ci diciamo, ma sì, possiamo fare qualcosa insieme, sono anni che la gente ci dice perché non fate qualcosa insieme, forse un po' anche la paura di diventare la premiata ditta, sai quelle cose per cui dopo, dopo diventate Sandra e Raimondo del fumetto, del libro. Ci hanno già detto, per esempio, ci hanno detto perché non scrivete un libro sulla paternità e la maternità a due voci. E a parte il fatto che io, ecco, che non è, la mia voce non sarebbe stata una voce rassicurante, ma poi era proprio una formula sbagliata. E questa qua invece è una formula che per il momento funziona. Vediamo, noi andiamo avanti con cautela. Vi aspettiamo quando è pronto. Allora, io, siccome ormai sono le 10 passate, se qualcuno vuole fare qualche domanda a Paola, insomma, l'autrice è qua anche per qualche curiosità del pubblico. Una scuola, adesso. No, io posso. Vai, volevo tornare sul perché no, siccome questi personaggi ci restano in testa, per fortuna hai creato lo spoiler place per cui noi lettori possiamo chiederci, consolarci a vicenda, perché proprio radicalmente no Per la stessa ragione per un'ipotesi cui no futura? anche il seguito di altri libri. Perché, Ah, insomma, ma perché non prosegui perché? Bilico? Perché non prosegui Mani Nude, naturalmente, noi vogliamo Certo. rivedere. Perché ci sono delle storie che si prestano a essere continuate e ci sono delle storie che secondo me arrivano ad un punto che è un po' il loro punto più alto e da lì puoi solo scendere. E allora se devi scendere... Non fai un torto alla storia e fai un torto ai personaggi. Poi che i personaggi possano tornare magari in altri libri, quello è un altro discorso. Perché per dire, in un altro libro può tornare anche un personaggio che non era di principale, era un personaggio secondario, cioè si possono raccontare tante altre storie. E adesso il libro che sto scrivendo adesso in realtà ha ripreso due personaggi dell'unico libro che in Italia non è stato ancora pubblicato. Perché sono due personaggi che potevano avere una potenzialità al di fuori di quella storia lì, quindi in un altro contesto, in un altro meccanismo. Però io sono poco propensa, cioè lo sento se un personaggio è finito o no. I personaggi hanno sempre comunque, si proseguono a vivere, in Vengo a prenderti c'è un cameo di un personaggio di un altro libro, quindi che arriva e veramente sta in una manciata di pagine. Ma in quella manciata di pagine quantomeno risponde alla domanda, ma l'ha fatta Frank? Sì. Ecco, quindi quella è una delle risposte. Però no, è proprio perché non mi chiamano.
davvero non me la sento di dire io lo escludo in maniera categorica, perché poi effettivamente si può cambiare sempre idea. Per ora è assolutamente no. Tra l'altro devo dire che questa cosa di Spoiler Place, che è partita come una roba veramente da ridere, perché è partita dicendo, dai, che c'erano questi disperati che dicevano non possiamo parlarne con nessuno. Allora ho detto, vabbè, allora vi apro un gruppo. E non pensavo, invece, se mancano tre persone, poi saranno 300. E guarda che 300 persone che parlano di uno, sono tante, eh. Cioè, è veramente una cosa che non pensavo avrebbe preso piede così, e tra l'altro poi alla fine si parla anche degli altri libri, poi si parla anche di tutt'altro. Però secondo me è proprio una cosa catartica, liberatoria, è un gruppo di autoaiuto. Un gigantesco gruppo di lettura fatto sulla pagina Facebook. Uno dice una cosa, poi l'altro dice no, però quello doveva fare, ma secondo te qual è meglio? Sì, ma anche perché effettivamente lì si recepisce come lo stesso personaggio sia stato vissuto in maniera diversa. Cioè ci sono quelli che Saverio lo vogliono morto, per capirci. Quindi vedi, tu Saverio vuoi bene, invece sono quelli che dicono, e quelli che dicono ma non capiamo cosa ci hanno trovato in quello lì, ma non capiamo che... E invece ecco, è proprio il fatto che non esistendo un punto di vista solo, alla fine uno si vive il personaggio come meglio crede. Allora io ringrazio Paola per questo incontro, ringrazio voi che siete venuti e vi do appuntamento se sarà possibile a qualche altro, diciamo, incontro dal vivo, ma mi sembra che per ora hanno, come dire, prorogato le norme anti-Covid che avevamo quest'estate per un altro po', quindi per un po' ci dobbiamo accontentare delle online. Vabbè, noi facciamo quello che si può, appena si potrà ritorneremo così, che è più bello. E io, se qualcuno vuole prendere il libro e ancora non ce l'ha, c'è il signor Ambrosini della libreria Bonturi, che ringraziamo per essere venuto, e loro sono sempre molto presenti ai nostri incontri e ci aiutano e ci supportano, e ringrazio voi e vi do appuntamento alla prossima occasione. Salutiamo anche quelli che da casa saluti tutti.